Allora, per prima cosa vogliamo andare a dimostrare il teorema di Bernstein. Cosa dice il teorema di Bernstein? Dice che se F appartiene a C0 di 0,1 e se io definisco P con n di x come la somma per k che va da 0 a n di n su k f di x di k su n per x alla k per 1 meno x alla n meno k, allora vedete P con n dipende da f, è un polinomio di grado n. Se ci fate caso, questi sono tutti pezzi che hanno grado n al massimo, quindi sono di polinomi di grado n. Allora P con n converge a f uniformemente in 0. Ok? Allora, questo lo vogliamo dimostrare, però prima di dimostrarlo, questo qua è molto diciamo interessante perché è una costruzione esplicita. Ok? Allora, prima di dimostrarlo però, andiamo a valutare un paio di esempi come sono fatti questi polinomi. Per esempio, supponiamo che f di x sia uguale a x. Ok? Andiamo a calcolare chi è P con n di x. P con n di x è la somma per k che va da 0 a n di n fattoriale fratto k fattoriale per n meno k fattoriale per k diviso n per x alla k per 1 meno x alla n meno k. Allora vedete che qua mi viene la somma per k che va, allora se k vale 0 questo vale 0 e quindi il termine non c'è, la somma per k che va da 1 a n di n meno 1 fattoriale, dico n, qua mi viene k meno 1 fattoriale per n meno k, quello non rimane cos'è così, ma posso anche scrivere come n meno 1 meno k meno 1 fattoriale per x alla k meno 1, una x la porto fuori e qua posso scrivere 1 meno x alla n meno 1 meno k meno 1. Ora se ci fate caso, se io k meno 1 lo chiamo h, questo non è altro che x per la somma per h che va da 0 a n meno 1 di n meno 1 su h, coefficiente di normale, x alla h per 1 meno x alla n meno 1 meno h. Ma questo è esattamente la somma del binomio di Newton, x più 1 meno x elevato alla n meno 1, questo fa 1 e quindi questo fa x e quindi è vero. Sostanzialmente, se andate a rifare la stessa cosa, i polinomi di Bernstein su una funzione lineare, sono la funzione lineare stessa. Se prendete una funzione non qualunque, allora fatto in x vale x, fatto in gx vale cx, perché è tutto moltiplicato per c, fatto su una costante, qua ci metto la costante, questo è il binomio di tutto, la somma vale 1, se ci metto 1, se ci metto un'altra costante, vale la costante stessa. Quindi sulle funzioni lineari
o sulle funzioni affini, cioè quindi lineare prima corticiamo diciamo, sui polinomi di primo grado, effettivamente i polinomi di Bessner coincidono con la funzione stessa. Ok. Andiamo a vedere che cosa succede se qua ci metto x quadro. Se ci metto x quadro le cose cambiano un po'. Se ci metto x quadro, le cose cambiano un po'. Qua devo mettere k su m al quadrato. Ok? Quindi qua mi rimane la somma per k che va da 1 fino a n, per diciamo come prima h che va da 1 fino a n di n meno 1 su h. Poi qua posso mettere una x in evidenza, qua ci metto x tra la h 1 meno x alla n meno 1 meno h, e però qua mi rimane un k su n, ma la n rimane n, k è h più 1. Ok? Allora, se ci fate caso, qui posso continuare, allora qua posso sdoppiare in due somme, cioè qua ho fatto la stessa cosa di prima, ho lasciato il termine che non riuscivo a semplificare, ce l'ho messo in più, ho fatto gli stessi passaggi di prima, semplicemente mi rimane questo termine qua, che un k su n lo semplificavo e poi scrivo questo qua, e l'altro k su n, n rimane n, quando faccio h uguale a k meno 1 vuol dire k uguale a h. Ok? Adesso se continuo posso sdoppiare la somma in due, una è x per somma per h che va da 1 a n di n meno 1 h, h su n, x alla h, 1 meno x alla n meno 1 meno h. Adesso quando vado a semplificare, e l'altra la somma x su n, perché 1 su n lo posso portare fuori, per la somma per h che va da 1 a n di n meno 1 h x alla h 1 meno, 1 meno x alla n meno 1 meno h. Okay? Adesso questa somma qui è un binomio di Newton e fa 1. Questa somma qui è un binomio di Newton che fa 1. Quindi questa somma qui, se fate lo stesso trucco di prima, cioè adesso semplificate la n, in realtà qua diciamo io qua non posso semplificare la n perché questa è sì, allora qua devo moltiplicare n meno 1. La n la posso portare fuori perché non dipende da, però qua cosa ci voglio mettere? N meno 1, perché come prima qua semplificavo la k e la n sopra, qua voglio semplificare la h sotto perché qua c'è h e c'è n meno 1 meno h, e qua voglio semplificare n meno 1 sotto. Allora, quando andate a fare questa semplificazione, rifate lo stesso trucco di prima e questo qua vi dà un'altra volta x. Quindi, quanto fa la somma complessivamente? Fa x quadro per n meno 1 su n più x fratto n. Quindi, se ho fatto bene i conti, il polinomio di Bernstein fa questa roba qui. Ok? Questo è P con n di x. Oh, naturalmente questo partendo dalla funzione x quadro. Ora, questa funzione converge uniformemente a x quadro? Sì, perché adesso se vado a fare
andiamo a fare n-1 su n per x quadro più x su n meno x quadro. Andiamo a fare qua da solo. Qua mi viene meno, diciamo, qua da solo viene x quadro su n più x su n. Qua n su n fa x quadro, che sembrerebbe questo x quadro, mi ha meno 1 su n x quadro più x su n. Veramente viene così. Ok? La n la porto fuori, questo è uguale a 1 su n per valore assoluto di x meno x quadro. Questo valore assoluto tra 0 e 1 è minore o uguale di una costante, è minore o uguale sicuramente di 1. Quindi questo qua è minore o uguale di 1. In realtà dovrebbe essere minore o uguale, penso di più. Vabbè, fate la derivata. Quella funzione è positiva tra 0. Quindi la derivata si annulla un mezzo, e quindi quella differenza è meno uguale di un quarto. X, quando ci metto un mezzo, poi un mezzo, meno un quarto. La derivata di cioè questa qua, valore assoluto non serve tra 0. Tra 0 e 1 la derivata fa 1 meno 2x, si annulla 0, si annulla 1 mezzo. Quando x vale 1 mezzo, poi viene 1 mezzo meno 4, viene 4, quindi meno di 1 su 4. Va bene? Oh, quindi, come vedete, è strano, cioè nel senso, io parto da un polinomio, voglio approssimare con polinomi e approssimare uniformemente, però i polinomi di Bernstein di x quadro, a x, fino a che la funzione erano lineari, ci tornava che i polinomi di Bernstein coincidevano con la funzione. Se io ho un polinomio, voglio approssimare con polinomi, l'approssimazione migliore è per il polinomio stesso. Però i polinomi di Bernstein non sono l'approssimazione migliore, perché per esempio prendo x quadro, il polinomio ennesimo di Bernstein non è x quadro, ma è quasi x quadro più un'altra piccola perturbazione lineare. Ok? Allora, qual è il senso di andare a fare i polinomi di Bernstein? Allora, per capire meglio, prima di fare la dimostrazione, qual è il senso di questa costruzione, andiamo a vedere ragioniamo in modo diverso. Che una cosa è dimostrarlo, una cosa è cercare di capirlo perché funziona questa cosa. Ovviamente la dimostrazione certamente aiuterà poi, però la dimostrazione la devi capire, perché se io la solo la ripeti perché l'hai sentita dire, non è che... Allora, pensate un attimo di togliere questo termine. Questi termini qua che cosa sono? Sono lo sviluppo di un bilancio di Newton. Se sono lo sviluppo di un bilancio di Newton, sono tutti termini positivi perché x è compreso tra 0 e 1. La cui somma fa 1. Per esempio, se n uguale 2, allora qua che cosa ci sta scritto? Ci sta scritto 2 su 0 che fa 1, quindi ci sta scritto x quadro, poi c'è 2x per 1 meno x più 1 meno x al quadrato. Se io faccio la somma di questi tre coefficienti, questo fa 1. E questo è x più 1 meno x al quadrato. Ok? Questi tre coefficienti, mettiamo che io ci metta 0,3. Allora, qua c'è 0,09. Qua c'è 0,3 per 0,7 che fa 0,21 per 2 fa 0,42. E qua c'è 0,7 per 0,7 che fa 0,49. Sì. 49 più 42 fa 91 più 9 fa 100. Cioè, che cosa vuol dire? Vuol dire che su questi tre valori sono tre valori che sommano a 1. Quindi sono i valori dei coefficienti, sono dei coefficienti di combinazione commessa. Ok? Allora, che vuol dire, per esempio, se n è uguale a 2? Io di che cosa sto facendo i coefficienti? Sto facendo f di 0 su n, f di 1 su n, scusate, f di 0 mezzi, f di 1 mezzo, f di 2 mezzi,
grande, io dove vado a valutare la mia F? La vado a valutare in tutti i punti 0, 1 su n, 2 su n, fino ad arrivare a n su n che muove. Vado a ponderare, a fare un coefficiente di combinazione commessa di questi altri coefficienti. Allora, se questi coefficienti di combinazione commessa io li rappresento con un istogramma che approssimo con una curva continua, questo istogramma, dipendendo da x, mi darà una distribuzione di probabilità. Mi rappresenta la somma di numeri che vale 1, mi dà delle probabilità. Quindi è come se io prendessi questo valore e dessi una certa probabilità, prendessi questo valore e dessi una certa probabilità, e con questi valori ponderati io voglio approssimare f di x. Ok? Allora andiamo a vedere qual è il valore che ponderiamo di più. Se io mettevo 0,3 e 0,7, il valore che ponderavo di più era questo, era f di 1. Perché era f di 1? Perché 1 è più vicino a 0,7. Andiamo a vedere in generale dov'è la moda di questa distribuzione di probabilità. Cioè, andiamo a vedere n su k, x alla k, 1 meno x alla n meno k, fino a quando sale? Questi sono i coefficienti che io metto davanti a f di k su n. Allora io posso vedere questo coefficiente come farà. In questo caso era 0,09, 0,42, 0,1. Se x era 0,3, qua veniva 0,09, 0,42, 0,49. In questo caso saliva e basta. Però potrebbe succedere che prima sale e poi scende. Andiamo a vedere dov'è che c'è il massimo. Cioè andiamo a vedere fino a che questo è più piccolo di n su k più 1, x alla k più 1, per 1 meno x alla n meno k più 1. Andiamo a studiare questa disequazione. Allora, andiamo a studiare questa disequazione, cancellino, ecco qua. Allora, questa come la posso scrivere? Beh, n su k è n fattoriale, k fattoriale, n meno k fattoriale. Qua ci abbiamo n fattoriale, k più 1 fattoriale, n meno k meno 1 fattoriale, poi c'è x alla k. Adesso semplifichiamo quello che è possibile semplificare. Quando vado a semplificare, qua è tutta roba positiva, perché x lo supponiamo strettamente compreso da 0 e 1. Allora, quando vado a dividere per 1 questa quantità qua, che mi rimane 1 meno x a sinistra, perché questo è un esponente in più di questo. Quindi questo lo cancello e qua mi rimane 1 meno x. Per lo stesso motivo, quando divido per x alla k, mi rimane una x a destra. Quindi qua mi viene x e questo sta lì. Poi n fattoriale lo posso togliere. Quindi io scopro che a 1 meno x su x deve essere minore o uguale, deve essere minore o uguale di n meno k su k più 1. Ok? 1 meno x su x deve essere minore o uguale, porto questo di sopra, k fattoriale, k più 1 fattoriale meno k più 1 sotto, n meno k fattoriale, n meno k meno 1 fattoriale, meno n meno k. Quindi andiamo a scrivere, questa significa 1 su x meno 1, anzi minore o uguale, di n meno k fratto k più 1. Ho aggiunto 1 a entrambi i miei. Il che vuol dire, questo fa n più 1 fratto k più 1,
ma questa disuguaglianza equivale a dire che x deve essere maggiore o uguale, che x deve essere maggiore o uguale di k più 1 su n più 1, che è circa k su n, sono molto vicino a k su n. Che vuol dire? Vediamo un po', cioè, se ho fatto macelli con acqua, era se mi pare proprio x non si muove, è k che si muove, quindi in realtà questo vuol dire k più 1 minore o uguale di x per n più 1. Ok? Fino a che, cioè lo dovete leggere al contrario, è la sguaglianza giusta. Fino a che questo non è più piccolo di questo. K aumenta, no? Allora, k su n, k va da 0 fino a n. Quindi quando k è 0 questo fa 1 su n più 1, quando k uguale a 1 questo fa 2 su n più 1, quando k fa n questo fa 1. Allora, diciamo che x per esempio è 0,7. Quando è che questa disuguaglianza è soddisfatta? Fino a che k non arriva a circa 0,7 n. E quindi quando k su n è proprio circa x. Quindi questa roba arriva al massimo, questi coefficienti arrivano al massimo proprio dalle parti di x. Che significa? Significa che quando io vado a calcolare questa espressione, se qua metto un certo x, sto ponderando i valori fk su n con dei coefficienti che dipendono da x, ma il massimo di questi coefficienti sta proprio dalle parti di x. Quindi io non sto facendo altro che una media dei valori della f attorno a x, sostanzialmente. Questo significa. Ok? Il che però, facendolo in questo modo, siccome questi sono numeri e questi sono le funzioni che uso, sono polinomi, facendo una combinazione con, diciamo, commessa di polinomi, ottengo un polinomio. Allora, per quale motivo adesso questa roba qui dovrebbe convergere a f? E adesso veniamo alla dimostrazione. Ok? Quindi, allora, la cosa bella è che qua ho una costruzione esplicita. Quindi adesso devo dimostrare che converge uniformemente in 0. Allora, io cosa devo fare? Andiamo a fare pi con n di x meno f di x. Allora io questo qua lo posso scrivere in valore assoluto come la somma per k che va da 0 fino a n di n su k per f di k su n meno f di x per x alla k per 1 meno x alla n. Perché?
se faccio la somma su k, questo f di x mica dipende da k, lo posso portare fuori della somma, con tutto il resto la somma faceva 1, e qui posso scrivere così. Ora, fisso un epsilon maggiore di 0, dico sia epsilon maggiore di 0. Allora io so che esiste un delta maggiore di 0, esiste un delta maggiore di 0, tale che se x meno y è minore di delta, allora f di x meno f di y, il valore assoluto è minore di x. Questo lo so, perché una funzione continua su un compatto per il teorema di Cantor è uniformemente continua. Allora io vado a spaccare questa somma in due sottosomme. Allora faccio la somma per k che va da 0 a n, k su n meno x minore di delta, di n su k, diciamo minore o uguale del, qua ci metto f di k di k su n meno f di x per x alla k meno x alla n più la somma per k che va da 0 a n, k su n meno x maggiore di delta, di f di k su n meno f di x, valore assoluto, x alla k, 1 meno x alla n. È chiaro fino a qui? Cioè io cosa ho fatto? Ho diviso questa somma in due indici, controllo quando k su n, in due sottosomme, quando k su n è vicino a x, più vicino di delta, lo metto di qua, quando k è tale che k su n meno x è maggiore di delta, lo metto di qua, poi il valore assoluto della somma è minore o uguale alla somma dei valori assoluti, i valori assoluti si possono portare qui. È questo, fino a qui è banale. Adesso tutto questo è minore uguale. Beh, la prima somma, questa quantità qua, per come ho scelto di, diciamo, i k, di che cosa è minore uguale? Lì k su n e x distano poco, quindi le funzioni distano poco. Quindi questo qua è minore uguale di epsilon. Quindi qua è minore uguale, epsilon non dipende più da k, la porto fuori. Poi mi rimane la somma del k che va da 0 a n, k su n meno x minore di delta, a di n su k, x alla k, 1 meno x alla n. Ora io chiamo m il massimo del valore assoluto di f di x per x che appartiene a 0. Ok? Cioè la mia funzione in valore assoluto è la funzione continua, cioè al massimo. Allora il massimo sarà n del valore assoluto. Questa quantità come la posso maggiorare? La posso maggiorare con 2m, perché qua il valore assoluto della differenza, posso maggiorare la somma dei valori assoluti, questi sono due valori della funzione, ciascuno di essi è meno uguale. Quindi qua, da quest'altra parte, mi viene 2m
per la somma per k che va da 0 a n, kn meno x minore, maggiore o uguale di delta. Ho qua, sì, vabbè, maggiore, maggiore, uguale, minore, uguale, non fa grande differenza. E per la somma di, ci manca n su k. Ok? Quindi qua c'è n su k, x alla k, 1 meno x alla n. Ok. Adesso dico che questo è minore uguale, è minore uguale di epsilon e basta, perché? Allora, questa somma non vale 1. Se ci tolgo questa condizione vale 1. Qua è di meno perché ci mancano alcuni termini, sono tutti termini positivi, quindi lo posso maggiorare con 1. Quindi questa somma, tutta quanta questa somma, se ci togliamo questa condizione, su tutti gli indici vale 1. Se ci tolgo qualche indice vale qualcosa in meno. Quindi certamente tutta questa somma la posso maggiorare con 1. Poi ho 2m per l'altra somma. Somma per k che va da 0 a n, n su k. K su n meno x maggiore o uguale a delta, qua x alla k, 1 meno x alla n meno 1. Allora tutto sta a dimostrare che quando n tende a infinito, questa roba qui tende a 0. E perché tende a 0? Questa che cos'è? Allora prendete yn, una variabile aleatoria di Bernoulli, anzi di binomiale di parametro n e x. Allora, qual è la media, la speranza di yn? È n per x. Vi ricordate la binomiale? La probabilità che yn sia uguale a k, chi è? Se vi ricordate, è esattamente n su k, x alla k, 1 meno x alla n. Questa è la variabile, così è definita una variabile di binomiale di parametri n e x. Ok? Voi magari chiamate n alfa, qua li chiamiamo n x per Giuseppe x. Chiaro? Ma con lo stesso trucco che abbiamo usato prima a fare le somme di Bernoulli, diciamo i polinomi di Bernstein di x e x quadro, quando andate a fare la speranza di questo binomiale, chi è la speranza di questo binomiale? È la somma per k che va da 0 a n di scusate, yn uguale k su n. Allora sì, uguale k su n, perché qua è uguale a k. Okay. Quindi io voglio, questa è giusta così, perché i valori, la binomiale, io binomiale di parametri nx significa che lancio una moneta, mi esce 0 con proprietà x, 1 con proprietà 1 meno x, faccio n lanci e vado a vedere quante volte è uscito 1. Allora la probabilità che sia uguale a, scusate, 1 con probabilità x e 0 con probabilità 1 meno x, vabbè che questo è simmetrico, posso fare anche a contro, ok? No, vediamo un attimo se non è simmetrico. Se voglio la x, la probabilità che a ogni lancio esca 1, diciamo valga 1, la variabile.
questo si mette in questo modo. Ok, allora chi è la speranza di yn? È la somma di k, perché yn, diciamo, come si fa la speranza per una variabile discreta? Come si fa la speranza per una variabile aleatoria? Devi fare l'integrale di x per, in, diciamo, per la funzione per la PDF in dx, se la variabile è assolutamente continua. In questo caso devo fare la somma di k per la proprietà che yn sia uguale a k, cioè n su k, x alla k, 1 meno x alla n meno k. Se vi ricordate, questa è esattamente la somma che abbiamo fatto prima, c'è un canale che ci manca n. Infatti non fa x, ma fa n. E chi era la varianza di yn? È n per x per 1 meno x, se vi ricordate. Perché le variabili, perché se vi ricordate, per una Bernoulli 1x la media era x e la varianza era x per 1 meno x, no, quella era facile da fare, fate i quattro casi. Siccome i tentativi sono indipendenti, quando fate yn, che è la somma di n variabili di Bernoulli di parametri 1 e x, la media si moltiplica per n e la varianza si moltiplica per n. Oppure se no voi fate, comunque la somma si fa voi questo, perché dovete fare la speranza del quadrato meno il quadrato della speranza. Ok? Bene. Allora, una volta che so questo, questa che cos'è? Questa è epsilon più 2m per la probabilità che yn meno la sua media sia maggiore di n volte delta. Perché questo qua io lo posso riscrivere come k meno nx maggiore di n delta, questa condizione qua. Ma k è il valore della variabile aleatoria yn. I k che distano, questa chi è la media di yn? Questi sono i valori della variabile aleatoria che distano dalla sua media più di n delta, maggiore o uguale. Ok? Ma questa non è altro che siccome sigma non è altro che la radice di n per la radice di x per 1 meno x, questa non è altro, la posso scrivere come delta per la radice di n, la posso scrivere come delta per la radice di n, per radice di n per x per 1 meno x fratto radice di questo fratto radice di questo. Ok? Allora, quindi questo lo posso scrivere, questa qui è sigma, è la sigma di yn, lo scatto quadratico medio di y. Quindi qui c'è scritto di calcolare la probabilità che io disti dalla media più di sigma per una certa costante, lambda. Ora, se vi ricordate la disuguaglianza di Chebyshev,
la probabilità di stare dalla media, di stare distanti dalla media, più di lambda sigma è minore o uguale a 1 su lambda 4. Quindi tutta questa roba qui, andando a sostituire, piccolo n di x meno f di x in valore assoluto è minore o uguale di epsilon più 2m per lambda, e questo qui 1 su lambda quadro non è altro che la radice di x per 1 meno x fratto n. Ok? Questo è là. Per ci manca delta quadro. Okay? È vero che delta è piccolo, però delta è positivo. È vero però anche che n tende a infinito. A quanto tende questa roba quando n? Allora, innanzitutto questo qua è minore o uguale di questo, con quanto lo posso maggiorare? È x per 1 meno x è minore o uguale di un quarto tra 0 e 1, tra 0 e 1. La radice è minore o uguale di un mezzo per 2 è minore o uguale, è uguale a 1. Questo lo posso maggiorare con epsilon più m delta quadro. Quindi, come vedete, questa maggiorazione non dipende da x. Quando n tende a infinito, a quanto tende questa roba? A epsilon. Quindi da un certo punto in poi ci sarà un n segnato, esiste un n segnato, diciamo un ni, tale che se n è maggiore o uguale di ni, pi con n di x meno f di x sarà minore di 2 epsilon, sarà minore di 2 epsilon, però di x appartiene a 0. La x, perché qua non c'è la x a maggiorare, facciamo nella maggiorazione, non dipende da x. E questa che cos'è? Non è altro che la convergenza uniforme. Se volete uscire, scusate, qua non è 2 epsilon, ma è... Sì, è 2 epsilon. E questo è minore di epsilon per epsilon quadrato. Se volete uscire puliti con epsilon, vedete, epsilon mezzi prima, epsilon mezzi dopo. Ok? E quindi è finita la nostra. Ok? Quindi, alla luce di quello che abbiamo detto prima, come è fatto questo discorso del polinomio di Bessner? Cioè, tu quando n tende a infinito, i valori che contano, dove tu ponderi veramente, sono quelli vicini alla x. E allora se stai vicino alla x, i valori ponderati saranno vicini alla f di x. Gli altri non contano, se ne vanno a zero, in maniera uniforme rispetto a x. Questo dimostra che quel polinomio ha valori vicini alla f di x per ogni x. Fine. Questa è una bella dimostrazione, perché è una dimostrazione costruttiva e che fa vedere che noi possiamo approssimare uniformemente ogni funzione continua con una successione di polinomi. Adesso, e vabbè, questo è un risultato. Se io questo risultato lo voglio scrivere su AB, ecco, vediamo se siete in grado di fare questo passaggio semplice. Se f appartiene a c con 0 di AB, come si fa a costruire una successione di polinomi che convergono uniformemente f? Si prende g di x che è uguale a f di x, scusate, di a più x volte b meno a, questo per x appartenente a 0, 1. Allora, vedete che adesso la funzione g
quando x vale 0 vale f di a, quando x vale 1 vale f di b, e g è una funzione continua su 0, 1, perché è composta di funzioni continue. Poi avremo i con n di x che converge a g di x uniformemente in 0, 1. Adesso se voglio ricavare q con n, allora, chiamiamolo qua, chiamiamolo, sì, va bene. Se voglio ricavare q con n di t e converge uniformemente a f di t uniformemente in a b, chi sarà secondo voi q con n di t? Sarà q con n di t? Devo fare q con n di t uguale a q con n di t meno a fratto b meno a. Ma vedete, quando qua ci metto a, qua mi viene q con n di 0, quando a qua ci metto b, qua mi viene di quale di 1. Allora, questa qua converge uniformemente a g di t meno a fratto t meno a, ma voi vedete che quando metto t uguale ad a mi viene g di 0, ma g di 0 faceva f di a. Quando, insomma, quando metto x uguale a t meno a fratto b meno a, e qua cosa mi viene? Mi viene g di t. Okay? Esattamente la relazione di Messier che c'era. Quindi, tramite questo semplice cambiamento di variabile, vedete benissimo che una volta che ho trovato una successione di polinomi che tendono uniformemente ha una funzione continua su 0, 1, posso adattare facilmente questa costruzione per avere una successione di polinomi che tengono uniformemente una funzione continua su un qualunque intervallo. Va bene? E questo è qua. Ora però ho le funzioni continue, poi sono tensi nelle due, e quindi per il ragionamento che abbiamo fatto ieri, questo mi dice che io posso approssimare con i polinomi qualunque funzione di L2. In realtà vedremo più approssimazioni adesso. Ok. Allora, i polinomi che stavamo scrivendo ieri, adesso scriviamo meglio, si chiamano di Legendre, quelli di Chebyshov sono, vi faccio vedere più tardi. Perciò non li avevo scambiato. Ok, vediamo un po' che risolvo. Vabbè, 5 minuti di